Buongiornissimo amici! Come vedete, oggi sono in compagnia di Greta! Come state? Riposati? Presi bene? Noi sì, allora, piove? Sì, abbiamo anche deciso di metterci qualcosa ancora più impermeabile. Sì, e che... non si rovinasse tanto per quello che andiamo a fare. Cioè, che se anche si rovina, chi se ne frega? Sì, nel senso, è che se anche si rovina non importa, perché adesso andiamo a fare un lavoro che se rimaniamo agganciati a qualcosa, visto che è già successo, sì, meno di non zero. È un problema, perché è una roba che abbiamo trovato qua, ha già usato Sergio, questo bellissimo cappottino, l'aveva già usato Sergio, e guarda, e qui si è messo a riparo. Sì. Allora, piove, quindi una grandissima boccata d'ossigeno per le nostre riserve idriche, in ottica anche poi primaverile. Continuerà a piovere, difatti oggi non dovevamo fare questo, doveva venire qua dei ragazzi dell'Università di Torino per fare un lavoro, ma abbiamo preferito spostare perché era impensabile fare una lavorazione. Tra le altre cose, da un momento all'altro dovrebbe arrivare un signore a fare una verifica, perché dalla prossima settimana succederà qualcosa di figo. Adesso non andiamo, non spiega. Ho buttato giù tutto. Ma Eppi! Vabbè. Non sbilanciamoci tutto. No, no, non diciamo niente. Vedremo, adesso non possiamo dire niente. Sì, inoltre dovremmo anche andare da Christian e Marisa a ritirare un mega pacco che è arrivato. Perché è quello che già avevamo detto quando lui aveva montato il pluviometro. Sarebbe successo qualcosa. Che sarebbe successa una cosa legata a questo pluviometro, una roba molto... molto bella, comunque è bello. Ma perché, sai che sei un incrocio? C'è la foto che ha diritto, sì, cioè però per gli amici livornesi che ci seguono, sei un incrocio, perché io ho due immagini di una persona così. Uno è Greta Thunberg e l'altro è Spinelli, il presidente del Livorno Calcio. Che lì andava sempre quando pioveva a bordo campo qualcosa, sei uguale. Ma giallo anche lui? Sì, certo. Bene. Presidente del Livorno. Bene. Quindi bene. Ragazzi, giornata un po' diversa dal uggiosa. Solito. Piove. Uggiosa. Come gli ultimi video. Noi vi chiediamo meno male. Continuare a essere veramente affettuosi, continuate a guardare i nostri video, invitare la gente a iscrivervi al canale, perché abbiamo bisogno di voi per tutto, perché voi comunque anche a distanza ci trasmettete energia positiva, per cui solo cose belle. Il cantante del giorno sono due, arrivano dall'Australia, da Brisbane, e si chiamano gli Hollow Coves. La canzone, poi il titolo, lo sceglieremo perché ce ne sono diverse bellissime. Alla fine del video vi diremo il titolo. Ci ricordiamo a mezza volta poi. No, no, me lo ricorderò. L'unica cosa che vi dico adesso, ragazzi, aprite gli ombrelli o mettete la mantellina e venite con noi. Andiamo, vieni. Io non riesco a camminare. Come no? Stai facendo il canguro? Mi lascia la manina. Eppi, mi stai togliendo i guanti. Eppi, adesso ce l'hai con me? Cosa devo fare con te? Vieni con noi, Eppi. Duma. Dai, andiamo. Non vi abbiamo però detto dove stiamo andando. Oh già. E dove stiamo andando? Allora, stiamo andando a raccogliere le bacche di Rosa Canina, perché abbiamo scoperto che hanno anche loro tantissime proprietà, dalla vitamina C alla vitamina A. E poi una signora ci ha scritto di prenderle e farle essiccare per poi... Anna Hofler. Ok. La compagna di Paolo. La signora dell'Alto Adige, è certo che lei. Ma tu non me l'hai detto, ma non si chiama Anna. Come si chiama? Luisa. Ah, scusa, Luisa. La compagna di Paolo. Maria Luisa. Maria Luisa, che lei è della Val d'Ultimo e ci ha detto che dobbiamo imparare a farci la farmacia a chilometro zero. Sì. Perché appunto... le bacche. E praticamente, poi io mi sono informata un attimino su internet e effettivamente si possono fare un sacco di cose, dalle tisane alle marmellate... anche il digestivo, il liquore. Il liquore. Quindi andiamo a prendere queste. Andiamo a raccoglierle e
poi vedremo. Ne abbiamo trovato un sacco su. Vediamo quanto fare. Nel frattempo è arrivato anche Happy con noi. Sì, amore, lui. Mi sta sempre con la sua mamma e suo papà. E quello lì è Pino. Vieni, Happy. Vieni, Happy. Happy ha trovato i primi frutti di rosa canina. Bravo Happy, proprio qua dobbiamo venire. Proprio qui, guardate qua. Si toccano con le mani? Sì. Ecco qua. Non lo faccio con le forbici, sai perché? Perché sono già diventati un po'... cioè, non so se è normale, sono un po' molliccio, ho paura di schiacciarli. Invece con... le... così almeno non rischio di rovinarle. Voilà. Poi a casa le puliamo poi bene. Non chiedo i guanti perché... freddo, anche le tue. Happy? Happy, cosa stai facendo? Vuoi raccogliere la rosa canina? Ma guarda, lì ne hai una! Ciao! Ciao amore! Piano la testa! È arrivato Happy? Happy? Happy, se riesci a prendermi quello là? Saresti gentile. Ciao. Tutto bene? Ciao Happy! Magari! Ciao amore mio! Ma guarda come sei bagnato! Non so, è un gatto che odia la pioggia. Ma io credo un po' tutti i gatti, però lui fa ridere perché ti messo di su. Ti vieni un po' qua. Amore, cosa c'è che non va? C'è anche il naso tutto sporco.
Si sta meglio lì, Epi? Ti mi copri l'ombrello? Voglio anch'io il cappottino! Voglio anch'io il cappottino! Ciao! Ho raggiunto Romina e ovviamente Epi, che non ha più un albero per ripararsi, poverino. Però guardate, ragazzi, che ben di Dio. Cioè, è pieno! Sì, è proprio pieno. Grazie natura per questo regalo. Wow. Allora, abbiamo deciso che proveremo a fare sia l'infuso che farle essiccare un po', asciugare, quindi per fare questa polverina che è ricca di vitamina C. Ma dulcis in fundo proveremo a fare la marmellata. Quindi se qualcuno di voi, perché noi abbiamo già cercato, trovato su internet, ci sono? Qualcosa su internet, però se qualcuno di voi ha qualche ricetta tradizionale ancora più dettagliata, sarebbe ancora più, forse sarebbe meglio per noi, perché per fare la marmellata ci vuole circa un chilo di bacche, sì, di frutti qua. Poi vanno anche per l'infuso, comunque vanno aperti, tolti tutti i semini, sì. Abbiamo deciso di andare a casa? Sì, perché ne abbiamo già e tanto è impossibile raccoglierle tutte adesso, quindi andiamo a casa, proviamo a fare qualcosa con queste qua. Comunque voi mandateci le ricette. Assolutamente, poi arriviamo a casa e vi facciamo magari vedere un attimo come sono, quante le abbiamo raccolte sulla bilancia. Stavo per ammazzarmi. Tra l'altro piove, non piove, piove, non piove. Adesso ha smesso un po'. Wow, questa è l'atmosfera. Ogni tanto lo smartphone sbarella. È il video dove siamo vestiti meglio. Sì, siamo due ciciu. Ciciu. Comunque, atmosfera pazzesca, guardate le nostre spalle. C'è veramente la nebbia e gli erticolli. Epi. Piovigginando sale. Adesso, dov'è Epi? Epi là. Ah, è laggiù che ci segue. Adesso noi, vedete la robina che tra poco cade? Adesso poi cado io. Adesso andiamo giù a casa, pesiamo e poi vi diciamo il titolo della canzone degli Hollow Cops. E vedremo, però secondo me iniziare a scoprire, a conoscere tante cose così a costo zero, naturali, che fanno bene anche a noi, perché comunque facciamo attività fisica mentre le raccogliamo, camminiamo, siamo all'aperto, è una delle cose più belle che mi sta piacendo in questo anno. Cosa ne pensi? Sì, perché scoprire, come l'ha chiamata Luisa, la farmacia portata di mano, quindi a casa con robe naturali, è veramente bello, perché uno si può, per quanto sia possibile, poi magari iniziare a curarti con queste cose naturali, poi ben venga
la scienza e le farmacie, ci mancherebbe, però è bello avere prepararsi già magari per l'inverno con queste cose naturali. Sì, adesso noi ragazzi arriviamo a casa e vi facciamo vedere il tutto. Vediamo. No, ma vogliamo fare un video alla faccia di Happy. Sì, dobbiamo riuscire a prenderlo. Happy, vieni. Siamo tornati a Tetto Gabán. Guardate che spettacolo. Wow. Atmosfera veramente incantevole. È caduta pure una goccia sulla telecamera. Bello, eh? Wow. Non si fa prendere. Epi, guarda che ti vi... C'è qualcuno che vuole andare in casa? Quanto sei bagnato, amore? Allora ragazzi, il video finale praticamente, poi vi racconteremo magari in un video domani o dopo cosa è successo nelle ultime 24 ore, perché vabbè, il video era pronto. No, nelle ultime 24 ore, Simo, facciamo finta che l'abbiamo fatto 2 ore fa. Eh sì, 24 ore, il telefono più o meno. Ah, io pensavo solo il telefono. No. Allora ragazzi miei, nelle ultime 24 ore abbiamo avuto un po' di disavventure, ma vi racconteremo magari un altro video leggermente più parlato, ma un po' più sclero. Perché prima abbiamo registrato il finale di questo video andando a pesare le bacche e tutto a posto. Poi io faccio per montarlo, in realtà proprio i saluti finali l'audio non si sentiva più, non, abbiamo fatto altre prove col telefono. Ma niente, solo che ce ne siamo accorti dopo tanto, dopo 2 ore. E quindi, fortunatamente solo i saluti, perché sì, se no... Anche perché è un video veramente, veramente bello dal mio punto di vista, anche come atmosfera, come riprese, eccetera, eccetera, però abbiamo un po' di problemi con lo smartphone, poi vi racconteremo. Rifacciamo il peso. Eh sì, rifacciamo il peso, che voi quindi non avete visto, allora. Vai, io tengo. Sono esattamente 600 grammi di bacche. Adesso noi... Mi ricordavo 700. Hanno tra l'altro delle ottime... No, 600, 606. Sì. Ma perché non si sentiva niente? Beh, no. E andremo a farne un po' in infuso, un po' farle essiccare e poi vedremo, perché per fare la marmellata ne serve 1 chilo, ma andremo al massimo domani o dopodomani a raccoglierne altre. Però mi raccomando, se avete delle ricette, mandatecele, perché noi appunto, sai, preferiamo più ricette di persone reali che trovarle su internet, che non sai da dove arrivano. A tal proposito, Paolo, chiedi a Maria Luisa, ora l'ho detto giusto, di mandarci qualche ricetta anche su WhatsApp, visto che avete il numero, perché così è più pratico per noi. Noi speriamo di avervi tenuto compagnia con questa atmosfera magica. Vi ricordo 2 cose importantissime. Anzi, prima volevo ancora dire una cosa. Che una era quella di tua sorella. Sì, e anche mi sembra che alla fine avevamo poi detto la canzone. Ah, la canzone è giusto. La canzone è Blessing dei Lolo Coast. Sì. 2, nel video avevo detto nella registrazione che se qualcuno di voi interessa acquistare dei prodotti Yves Rocher, sono prodotti cosmetici, di creme, shampoo, c'è un po' di tutto, e mia sorella da un paio d'anni vende questi prodotti qua, è una delle rappresentanti, perché ci sono pochissimi negozi in tutta Italia che vendono questi prodotti, quindi se vi interessa, che non avete il negozio vicino e tutto un po', ditemelo, scrivetemelo, in qualche modo fatecelo sapere, vi metto in contatto direttamente con mia sorella per l'acquisto di questi prodotti. Esatto. Seconda cosa ragazzi, per agevolarvi, non vi sono più sabati sera liberi fino all'Epifania. E rimane un venerdì sera disponibile, ancora qualche domenica. Il Natale. Tranne i 2 o 3 giorni di Natale. Sì. Che faremo un pacchetto per prenotare 3 notti. Esatto. La notte sarà o 23, 24, 25 o 24, 25, 26 o anche solo 24, 25 sera. Adesso dobbiamo ancora studiarcela,
però non accettiamo poi il check-in il giorno di Natale, esatto, ma almeno il giorno prima. Perché per noi il Natale è sacro. Esatto. Detto questo, ragazzi... Detto Caban. È tutto, ma impostate il trillo perché domani uscirà un video veramente pazzesco. Ci stiamo lavorando da giorni. Da tre giorni. Anche lui alla fine mi aiuta perché non sì, alla fine mi sono messo io a editarlo un po' perché Romy era esausta, sì, quindi abbiamo... Troppo lungo. Troppo magari, lungo. No, magari il minutaggio, non so di quanto verrà, non è la questione del minutaggio, ma è la questione del fare quel video. Sì, intanto tanti auguri a noi perché tra sabato e domenica, anzi domenica, ovvero domani, sarà il nostro anniversario a tetto. Dove? E domani andiamo a festeggiare il battesimo di Marianna. Esatto. E tra le altre cose, viva la Modena sempre, viva Cuneo, morale sempre alto, poi lo scoprirete perché, ma soprattutto non dimenticateci! È venuto l'uscita da Renato Zero, scusate. Ma cos'è? Renato Zero quando finisce il concerto dice non dimenticatevi! Fa così veramente. Io non me lo ricordo il concetto. Viva la montagna sempre, viva Cuneo! E ciao a tutti! Ciao! Prenotate! E lo@2vagamondi.com Enjoy! O guardate il sito perché potete farci la richiesta direttamente tramite il sito. Ora noi proviamo ad andare a cucinare sperando che il video sia finito bene. Finger crossed, only good vibes.